Buonasera a tutti e benvenuti in questa Rocca Altobrandesca. Perché alla Rocca? La Rocca è un po' il biglietto da pista, l'immagine di San Castagnaro. E avevamo pensato prima di farlo lì nell'aula consigliare del Comune. Forse è detto, ma la cosa più bella che abbiamo è San Castagnaro e la Rocca. Quindi so, c'è stata un po' di difficoltà magari nel salire, però una rocca comunque accogliente, abbiamo acceso il cammino come se questa rocca fosse viva. Vogliamo che diventi veramente una rocca della gente di piano, una rocca in cui ci si ritrova in queste occasioni. Questa è un'occasione, devo dire, eccezionale. Eccezionale anche perché io questa sera mi sono messo la fascia da sindaco, è la seconda volta quando sono sindaco qui a Biancastagnani. L'ho fatta in Unione San Filippo e me la rimetto oggi per la prima volta. La metto oggi perché abbiamo qui con noi quello che io ho definito l'eccellenza pianese. Rossano è diventato un'eccellenza. Forse ho fatto un po' il diminutivo perché l'eccellenza pianese è l'eccellenza miatina. Avere dell'eccellenza significa che qui la gente comunque sa ancora capire che cosa è la nostra vita, una vita di montagna, una vita di sacrifici, una vita, lo ricordavo prima, delle miniere. Mi diceva 4 anni fa, magari si poteva vedere, perché io lo sono tuttora come presidente del Parco delle Miniere, che aveva fatto, aveva dedicato la sua arte, vincere la sua arte, oggi ci troviamo qui. Io sindaco, allora presidente delle miniere, lo rivedo con piacere con Rossano Vittorna che ha vinto il campionato di mondo. Quindi io devo dire che questa miata sa forgiare anche delle persone della nostra gente che diventano le eccellenze. Io mi auguro che queste eccellenze continuino a venire in questo paese, in tutta la miata. Abbiamo bisogno di persone che ci portino avanti l'immagine di questi borghi, di questa montagna. Abbiamo bisogno di persone come Rossano che diventano praticamente i nostri rappresentanti presso l'Italia e presso il mondo, a questo punto devo dire. Dovremmo fare un grande sforzo come amministratore, quello di portare avanti i nostri giovani per dargli quella cultura, per dargli quella amore per le cose belle, per il sapere, perché possono emergere. Io come amministrazione sto tentando e vorrei fare questo. Qualcuno, alla giornalista Battischi, l'avevo raccontato nel mio programma, ma più che nel mio programma, ora sostanzialmente nel mio bilancio metterò dei fondi perché i nostri giovani possano andare magari anche in Europa a capire che cos'è il mondo che ci circonda e portare poi qui da noi quelle che possono essere le preziosità. Non bisogna dimenticarci però delle nostre radici, da dove veniamo. Le radici sono come un albero, sono radicate nella propria terra. Poi quello che germoglia è quello che noi rappresentiamo fuori. E fuori dobbiamo essere le persone preparate, le persone che sanno che cosa dire, che cosa fare e rappresentare veramente la nostra gente, dalle miniere a un altro mondo oggi. Il mondo sembra più difficile, allora era veramente difficile. Io credo che ci siano ancora le speranze. Le speranze ce le rappresenta oggi Rossano con la sua capacità, con la sua voglia di fare, con il suo prestigio e con il suo lavoro. Segno anche una cosa un po' particolare, il coppa ne ha avuto. Non è una coppa, vedrai, ma siamo andati da uno scultore qui vicino, lo scultore Mario Vinci, quello che poi ha fatto anche il Cristo delle Miniere, ma ha fatto anche l'Ambone a San Nilo a Grotta Ferrata, e quello che ha collaborato a fare
nell'Onato della Principe, la grande scultura non sapeva del porto, c'era uno scultore di fama, anziano, veramente capace, noi volevamo regalarti questa testa, il simbolo della vittoria, proprio perché tu ricordi Pian Castagnaio e la mia parte. Pesante della Coppa del Mondo, no, non credo, no, no, non è più pesante della Coppa del Mondo, la alzo come quella. Grazie mille, davvero. Io non sono bravo con le parole, sono un po' montanaro, non sono bravo con le parole, però la ringrazio mille e volevo dire solo una cosa, che non è detto nascere in un paese piccolo vuol dire essere un qualcosa che non può sfondare. L'importante è volere qualcosa e pian piano ci si arriva. E come ha detto il sindaco, bisogna ricordarsi sempre da dove si viene.